3, 2, 1, go! Ciao a tutti, io sono Riccardo e vi do il bentornati per un nuovo unboxing sul mio canale Uramariki Professione Nerd. Con il video di oggi voglio festeggiare insieme a voi un importante traguardo. Sono infatti trascorsi 2 anni a luglio da quando ho iniziato questa piccola ma grande avventura. Se vi dovessi dire che in questo periodo tutto è filato liscio ed è andato come speravo, vi direi una bugia. Ho imparato infatti che per essere uno youtuber servono tanta passione e motivazione ed è difficile a volte riuscire a conciliare questa attività con la nostra vita privata. Mi ritengo comunque più che soddisfatto dei risultati che ho ottenuto finora grazie a voi che seguite i miei video e spero che nel futuro il mio canale possa andare sempre meglio. Detto questo, veniamo adesso all'argomento dell'unboxing. Anzi, facciamo così, vi mostro subito i 2 Funko Pop di cui mi occuperò nella recensione di oggi. Si tratta di Mei Lin Lee in versione umana e in versione panda rosso, tratta dal 25esimo lungometraggio Pixar uscito nel 2022 dal titolo Red o Turning Red col nome originale. Quindi, come avrete capito, anche oggi la scelta della t-shirt da indossare non è stata casuale. Nel caso in cui non abbiate ancora visto questo film d'animazione, vi consiglio di recuperarlo. A me è piaciuto tantissimo e vi parla uno che solitamente non apprezza molto i film della Pixar. Ora però mettiamoci a fare l'unboxing. Ci ritroviamo poi al termine del video per i saluti finali. A tra poco! Questo è il fronte delle 2 box che vi ho già mostrato nel segmento precedente. Su questo lato ritroveremo il logo di Funko Pop, il logo con il nome del film Turning Red e il numero seriale dei 2 prodotti 1184 e 1185. Inoltre, come potrete notare, ho lasciato applicato i bollini con il prezzo che ho pagato. Mei Lin in forma umana mi è costata €16,50 dalla fumetteria Banzai di Padova, mentre Red Panda Mei mi è costato €29,98 da GameStop. Questo è il lato destro. Sul retro troviamo la linea completa, che in questo caso è composta unicamente da questi 2 pezzi. Vi segnalo inoltre che di Red Panda Mei esiste anche una versione alternativa in stile floccato, che ovviamente però è più rara e costa di più. Sul lato sinistro troviamo una graziosa illustrazione delle 2 versioni di Mei Lin. Un dettaglio che da buon golosone ha catturato subito la mia attenzione è il disegno del Baozi accanto al nome. Si tratta infatti di una pietanza di cui io vado particolarmente ghiotto, penso che ne mangerei a quintali. E per concludere, il lato superiore e il fondo della box. Questo Funko Pop avrà in dotazione una basetta di supporto, ma come vi sto mostrando qui, potrebbe benissimo rimanere in piedi anche da solo. Ed ecco come si presenta il Funko di Mei Lin Lee, in una posa molto simpatica mentre strizza l'occhiolino e fa il segno di vittoria con la mano. Guardiamola adesso a 360 gradi. Mi colpisce molto la cura e la precisione con cui sono state dipinte anche le parti più piccole. Penso ad esempio agli orecchini a forma di stella, ai lacci delle scarpe e al disegno sul cardigan. Se ci fate caso, anche la forma del viso non è squadrata come quella che solitamente hanno molti Funko Pop, ma anzi è stata sagomata e arrotondata proprio per assomigliare maggiormente al volto di Mei Lin. Vi porto come esempio comparativo il Funko Pop di Malocchio Moody e la differenza, scusate il gioco di parole, si nota a colpo d'occhio. Per tutte queste ragioni il mio voto complessivo al Funko Pop di Mei Lin Lee è di 8 su 10, davvero un ottimo risultato. Adesso però è il turno di Red Panda Mei. Ed eccola qui, in questa versione Mei è davvero graziosissima. Guardiamo anche gli altri lati. Mi accorgo che in alcuni punti, per esempio sull'orecchio e sulla guancia, dove il colore passa dal bianco al rosso, ci sono delle leggere sbavature.
Complessivamente questo Funko Pop mi è piaciuto molto e ho apprezzato che sia stato realizzato nella stessa posa dell'altra versione. Per la valutazione, se mi dovessi basare unicamente sull'impatto estetico, allora dovrei dare il punteggio massimo, perché questo panda rosso è dolcissimo. Devo però purtroppo tenere conto del fatto che la colorazione è risultata meno precisa rispetto all'altro Funko Pop. Per questa ragione il mio voto complessivo è di 7 su 10, anche in questo caso un punteggio più che buono. Adesso però tocca a voi, siete d'accordo con le mie valutazioni oppure avreste dato dei voti diversi? Fatemelo sapere con un commento sotto il video. Ben ritrovati! Se vi è piaciuto l'unboxing di questi due Funko Pop, vi chiedo come sempre di mettere un like, di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui prossimi contenuti e di condividere il video su tutti i vostri social. Inoltre, se già non mi seguite, vi chiedo di iniziare a farlo anche sulle mie pagine Instagram e Facebook, dove mi potete trovare con lo stesso nickname Uramariki Professione Nerd. Infine vi chiedo di lasciare un commento sotto il video per farmi sapere se vi è piaciuto questo film o in generale per qualsiasi altro dubbio, richiesta, consiglio o perplessità. E adesso occhiali da sole e crema solare, perché questo è l'ultimo video prima della pausa estiva. Mi prendo anch'io qualche settimana di meritato relax e mi godo un po' di sole, così al mio rientro non sembrerò più una mozzarella. Ma non disperate, perché ci rivedremo a settembre più carichi che mai, con tanti nuovi contenuti. Ho concluso, perciò vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo unboxing. Passo e chiudo.